Buonasera a tutti, bentornati e ben ritrovati. Oggi, allora, scusatemi, non oggi, qualche video fa vi ho spiegato come realizzare il traforo a catenelle piccole, a catene piccole. Molto carino, molto piacevole a vedersi. Oggi vi voglio spiegare invece come realizzare quello a catene grandi. Che vedete è più o meno un disegno molto simile, ma si differenzia per una lavorazione su più ferri e per un effetto che dà maggiore risalto alla catena invece che al traforo. Come l'altro, non è un punto reversibile, però ha un bel rovescio molto ordinato e lo potete comunque utilizzare per tutti gli scopi, dall'abbigliamento all'arredamento. In particolare, questo viene bene per tovaglie, per maglioni, per coperte, copertine per bimbi, anche per tendaggi, un po' per tutto. Quindi, vediamo subito come va lavorato. Scusatemi, l'ho messo al contrario, era così. Però effettivamente è reversibile in questi due sensi, perché si assomiglia molto da un lato o dall'altro. Però va visto in questo senso qui. Allora, vediamo subito come realizzarlo. Per farlo si lavora su 10 ferri, di cui tu quelli dispari, tranne il settimo, tutti a rovescio, su un pannello di maglie, su un pannello di 10 maglie. Ovviamente questo pannello di 10 maglie che compone il traforo, voi lo potete separare, i pannelli li potete separare l'uno dall'altro con l'aggiunta di 1, 3, 5, 20, 40, quante maglie volete. Quindi può diventare o un elemento decorativo singolo oppure ripetuto. E potete anche non separarli, potete farli tutti attaccati i pannelli, come farò io ora nella descrizione. Infatti ho montato 20 maglie e sono pronto a farvi vedere come lavorare. Vi faccio vedere da vicino il campione e lo sposto. Ecco qua. Il primo ferro, come abbiamo detto, lo lavoriamo tutto a rovescio. Che poi vi svelo un trucco, come avrete capito dall'unghia infortunata e tinta di nero. Io ho detto qualche video fa, ma in realtà sto registrando tutto nella stessa serata, solo non so quando pubblicherò i due video e quanta distanza ci sarà tra l'uno e l'altro. E quindi sto facendo finta che mi stiate guardando in diretta, quando in realtà si sa benissimo che sto registrando. Questo perché magari vedrete un video in cui c'è del nero in primo piano, poi un paio di video dove non c'è più il nero e poi ritorna. Non mi martello le unghie tutti i giorni, semplicemente è successo una volta e ho rimediato così. Allora, vediamo un attimino come lavorare il secondo. Il secondo ferro si lavora in questo modo, con un pannello composto da due maglie a diritto, seguito da due maglie insieme a diritto, un gettato, poi due maglie insieme a diritto lavorate in questo modo, ovvero le prendo insieme a diritto, tutte e due. Eccole qui. Getto il filo, le lavoro, però non trasferisco la maglia che ho ottenuto, la tengo ancora in attesa sul ferro di destra e con la punta del ferro mi infilo fra le due maglie che ho preso assieme, che quindi stanno ancora sul ferro di sinistra. Lavoro la prima delle due nuovamente a diritto e adesso che ho ottenuto due maglie sul ferro di destra le trasferisco. Poi proseguo con un gettato e un accavallato. Quindi passo la prima, lavoro la successiva a diritto e le accavallo sopra quella che ho passato e concludo con un diritto. Scusatemi, con due diritti. Ripeto il modulo, ho due diritti, un gettato, due maglie insieme a diritti, no, scusatemi, nessun gettato, due maglie insieme a diritti, due diritti, due maglie insieme a diritto. Ora ho un gettato, poi
Poi ho due maglie insieme al diritto lavorate come vi ho fatto vedere prima, ovvero le prendo tutte e due assieme in questo modo. Getto il filo, le lavoro, le ho prese malissimo, le riprendo, getto il filo, le lavoro. Ora che ho una maglia in sospeso sul ferro di destra, non la trasferisco del tutto, ma mi infilo fra le due maglie che ho preso assieme e lavoro la prima a diritto. E ora trasferisco. Poi ho un gettato e un accavallato. Passo, lavoro e a cavallo. Dopodiché di nuovo due diritti. E così ho terminato anche la seconda ripetizione. Il terzo ferro lo lavoro tutto a diritto, a rovescio, a rovescio, a rovescio. Scusatemi. Oh, adesso lavoriamo il quarto ferro. Nel quarto ferro lavoriamo il pannello, i due pannelli, perlomeno io ne ho fatto due di pannelli, poi voi ovviamente, come vi ho spiegato, potete farne quanti preferite. Allora, questi due pannelli che ho montato io li lavoro in questo modo. Un pannello, io cominciamo col primo, lavoriamo un diritto, due maglie insieme a diritto. Un gettato, quattro diritti, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché un gettato e un accavallato. Passo la prima, lavoro la successiva a diritto e riaccavallo sopra quella che ho appena passato. E rinizio il pannello, no, scusatemi, concludo con il pannello con un diritto. E adesso rinizio il pannello dall'inizio, un diritto, due maglie insieme a diritto, un gettato, quattro maglie a diritto, 1, 2, 3 e 4, un gettato, un accavallamento, passo la prima, lavoro la successiva a diritto e le accavallo sopra quella passata e poi concludo il pannello con un diritto. Quinto ferro tutto a rovescio. E lavoriamo il sesto ferro. Nel sesto ferro come andiamo a lavorare? Lavoriamo il pannello in questo modo, due maglie insieme a diritto, poi un gettato, un diritto, un gettato. No, scusatemi. Due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, due maglie insieme a diritto, quindi non c'era il gettato. Adesso ce ne sono due invece di gettati, uno e due, e poi un accavallato. Passo la prima, lavoro la successiva a diritto e li accavallo sopra quella che ho appena passato. Poi un diritto, un gettato e un altro accavallato. Passo la prima, lavoro la seconda a diritto e li accavallo sopra quella che ho passato. E adesso ripeto il modulo dall'inizio, stavolta ci faccio più attenzione e cerco di spiegarvelo senza errori. Due maglie insieme a diritto, un gettato, un diritto, nuovamente due maglie insieme a diritto, due gettati, 1 e 2,
una a cavallato, quindi passo la prima, lavoro la seconda e la cavallo sopra quella che ho passato. Poi di nuovo un gettato e un altro accavallato. No, scusa, visto. Anziché un gettato, dopo l'accavallato c'è un diritto. Poi un gettato e poi un altro accavallato. Passo la prima, lavoro la seconda diritto e la cavallo sopra quella che ho appena passato. Se poi eventualmente ho lasciato io dei dubbi, trovate comunque il PDF con lo schema e le istruzioni nel link che vi lascerò in descrizione. Allora, siamo giunti così al settimo ferro e lavoro tutto a rovescio, ad eccezione dei doppi gettati. Quando arriveremo ai doppi gettati, eccoli qua, eccone qua uno, lavoriamo il primo dei due a diritto e il secondo a rovescio. Poi proseguiamo nuovamente lavorando tutto a rovescio. Quando arriveremo all'altro doppio gettato, faremo la stessa cosa. Ecco qui. Lavoriamo la prima a diritto, il primo a diritto e il secondo a rovescio. E proseguiamo lavorando tutto a rovescio. Adesso siamo al nono ferro. No, scusatemi, che al nono ferro, siamo all'ottavo ferro. Nell'ottavo ferro lavoriamo come segue: due maglie a diritto, un gettato, un accavallato, quindi passo la prima, lavoro la successiva a diritto e la cavallo sopra quella che ho passato. Poi ho due diritti, due maglie insieme a diritto, un gettato e due diritti. E ripeto il modulo. Due diritti, un gettato, un accavallato, passo, lavoro, a cavallo. Di nuovo due diritti, poi due maglie insieme a diritto, un gettato e due diritti. Adesso siamo al nono ferro. Nel nono ferro lavoro tutto a rovescio. E sono giunto così al decimo e ultimo ferro. Vediamo come lavorarlo. Si lavora molto facilmente con tre maglie a diritto, con un pannello formato da tre maglie a diritto, un gettato, un accavallato, quindi passo la prima, lavoro la seconda e le accavallo sopra la prima, poi due maglie insieme a diritto, un gettato e nuovamente tre diritti, 1, 2 e 3. Lo vado a ripetere, 3 diritti, un gettato, un accavallato, quindi passo, lavoro a cavallo, 2 maglie insieme a diritto, un gettato e tre diritti. E ho concluso così una prima ripetizione di questi ferri che servono a formare il modulo. Come vedete, il motivo. Come vedete, abbiamo creato il primo anello di questa catena, di questa catena chiamata catenella grande rispetto all'altro pizzo che era quello con catenelle piccole. Non era niente di difficile, perlomeno a me è sembrato così. Forse per come l'ho spiegato io sarà più difficile seguire a me i miei errori che il punto vero e proprio. Però
Spero comunque che il video sia stato di vostro gradimento, vi ringrazio. Se vi fa piacere un like e un commento, se poi non lo avete ancora fatto potete iscrivervi al canale, attivare l'icona delle notifiche così verrete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. In genere comunque li sto pubblicando il lunedì e il giovedì. Vi ringrazio davvero di cuore a tutti per la compagnia e vi auguro una splendida serata. Ciao carissimi!